L'astronomia è la scienza più antica, è quella che ha portato l'uomo a porsi le grandi domande su perché l'universo sia fatto come lo vediamo, per studiare l'origine dei pianeti, delle stelle, per capire anche l'origine della vita. Tutte queste domande hanno portato quindi l'astronomia a generare anche le altre scienze, la fisica, la matematica, fino alla biologia. Comunicare l'astronomia, come facciamo in infinito, è quindi un modo per trasmettere non soltanto le nostre conoscenze astronomiche, ma anche le conoscenze di tutte le altre scienze e in particolare per far comprendere al pubblico il metodo scientifico. Il planetario è nato 20 anni fa come progetto, si è realizzato 10 anni fa e da allora abbiamo avuto le visite di un gran numero di, come io li voglio chiamare, ragazzi, cioè persone che sono venute qui per sperimentare direttamente nei nostri laboratori i contenuti fisici del nostro universo. E ripeto, li chiamo normalmente ragazzi perché a tutte le età, quando ci si mette di fronte a queste domande curiose, no, che nascono dall'astronomia, tutti diventiamo sostanzialmente ragazzi. L'altro aspetto importante che voglio sottolineare è che durante questi 10 anni abbiamo creato un gruppo di animatori scientifici. Non sono i tipici custodi di un museo, no? Sono effettivamente degli animatori, cioè quelle persone che portano quei ragazzi a sperimentare la scienza in modo diretto. Ringrazio quindi loro per aver sostenuto durante tutto questo tempo le attività del planetario, ma anche ringrazio tutti i grandi scienziati che hanno visitato questa struttura, dandoci le loro conoscenze, le loro impressioni sulla scienza, e gli astronauti che ci hanno visitato spesso per raccontare le loro esperienze nella stazione spaziale o addirittura sulla Luna. Ringrazio di conseguenza anche tutte le istituzioni che ci hanno sostenuto e che continuano a sostenerci, avendo creduto in questo programma che io avevo proposto tanti anni fa.